Liliana, buongiorno. Buongiorno. Senti, io ti vedo sorridere, però comincerei subito con una domanda cattiva o no, non lo so. Ma la Valeria, che sta combinando, che è sempre più online? Valeria sta facendo i suoi percorsi, ha preso vie traverse, è stata nominata da Riccardo Luna Digital Champion per il comune di Alessandria. Sabato scorso ha fatto partire il primo incontro del Coder Dojo ad Alessandria, che è stato tra l'altro il primo in Piemonte insieme a quello di Torino, che è partito lo stesso giorno sabato. Un grande successo, posti subito esauriti e genitori e bambini che si lamentavano che i posti a disposizione erano troppo pochi e hanno già chiesto di aumentarli e di moltiplicarli. Bene, è una cosa che ci riempie particolarmente d'orgoglio, perché Valeria ha debuttato probabilmente nel suo primo blog tour a Pistoia e questo è un nostro vanto. Ovviamente il merito è sicuramente tuo e di papà Roberto, che avete fatto una blogger ma anche molto inserita nel mondo della formazione, della informazione online. Però parliamo d'altro, te sei a Pisa invece per studiare gli Stati Uniti. Sì, sono a Pisa per lo showcase, è stato un grande onore essere invitata come blogger. È un grande onore perché la qualità del blog e dei post paga, esattamente come diceva prima Olga, diceva che le foto, Olga Mazzoni, la presidente di Visit USA Italy, diceva che le foto sono per loro, per un loro progetto, sono state acquistate direttamente da Flickr e da viaggiatori una volta selezionate, perché le foto dei viaggiatori hanno un'anima. Secondo me questo rende proprio l'idea, non la differenza tra i post, come si prepara una valigia, quando andare, cosa vedere, le 5 cose, le 7 cose, qua, rispetto alle esperienze davvero vissute, alle esperienze di viaggio, che danno un quid in più perché trasmettono la passione e la voglia di viaggiare. Nel caso specifico noi siamo stati adesso in Florida, un on the road di un mese lungo la Florida, e abbiamo avuto la fortuna di vedere l'orso all'Everglades. È stata una cosa di pochi istanti, un'emozione unica, e io proprio ieri parlavo con un americano che mi diceva che da più di 20 anni vive lì e non ha mai visto l'orso all'Everglades. Queste sono quelle cose che ti capitano in viaggio, che ti capitano nella passione per i viaggi. E Valeria, dopo 2 ore che era atterrata a Miami, ha cominciato a vivere, a respirare, a guardarsi intorno e ha detto: e voi volete ancora andare in posti sperduti del mondo? Io finché non ho visto tutti gli Stati Uniti non vado in nessun altro posto. Quindi è un po' una scelta obbligata adesso, se vogliamo continuare ad avere Valeria in viaggio con noi. Senti, in questi 2 giorni hai scoperto qualche meta degli Stati Uniti che ti attira particolarmente? Ma diciamo che sono tante, perché uno si rende conto, appunto, dopo un'esperienza di Florida, un mese sembra tanto in viaggio, in realtà il tempo di viaggio manca sempre, e si rende conto di quanto sono grandi. Ovviamente mia figlia, con tutta la parte tech di cui, come digital champion, come travel blogger, fissata sulla Silicon Valley, sta cercando di prendere contatti per entrare nel mondo della Silicon Valley, quindi sicuramente la nostra prossima destinazione sarà quella. Ovviamente, essendo super fissati con i territori estremi del nord, a me attirano tantissimo l'Alaska, come la parte di Massachusetts legata alle foche, alle balene, alla storia delle balene, che abbiamo sentito oggi da Olga. Lei è proprio brava a trasmettere passione, insomma, ti fa vedere, probabilmente qualsiasi destinazione lei ti racconti ti fa venire voglia di partire, che è un po' quello che noi blogger facciamo con i nostri post, i nostri video e le nostre foto. Senti, e quindi per il momento le gitarelle fuori porta a cui ci avete abituato, l'Islanda piuttosto che Copenaghen, eccetera, le dimentichiamo? Assolutamente no, perché la motoslitta per me in inverno è sempre un must assolutamente imperdibile. Le gitarelle sono quelle brevi e corte in cui appunto si può andare in una settimana, come magari anche solo in 4-5 giorni, perché non siamo normali. Si prende uno di questi aerei che ormai con 30-40 euro si raggiungono le destinazioni.
vacazioni, si va così, un weekend lungo e si torna indietro. Questi invece sono chiaramente viaggi importanti, sono viaggi che è un peccato fare in toccata e fuga, perché anche quando si dedica un budget elevato e tanto tempo, comunque ci si rende conto che non si vede mai abbastanza. Ecco perché poi nel tuo blog, oltre a queste avventure di viaggi, ci sono anche suggerimenti per come viaggiare low cost. Ce ne sono tanti suggerimenti per come viaggiare low cost, ci sono tante scoperte anche molto pratiche, per esempio il San Pasparo Florida, che viene noleggiato con l'auto a prezzi impossibili, dico impossibili nel momento in cui si paragona il costo orario a un mese di on the road, e con 5 dollari si comprano gli stick nel supermercato e si attivano online e si fa tutto. Presto arriverà proprio una sezione, stiamo ancora studiando come farla uscire, visto il successo di cui parlavamo prima con Simona del suo ebook, se farla uscire come ebook o se farla uscire come sezione del blog, dove ci saranno tanti consigli per viaggiare. Ad esempio una crociera alle Bahamas può costare 100 dollari per 5 giorni tutto compreso, così come ci sono consigli per risparmiare su Hurtigruten, il postale dei fiordi, che è uno dei viaggi più belli che si possono fare in Norvegia. Consigli per la Norvegia sono tantissimi da tutte le parti, chi non consiglia Hurtigruten secondo me è solo perché non l'ha fatto, e tanti altri modi per risparmiare viaggiando, per scovare le offerte, perché comunque chi viaggia non sempre si può permettere grandi budget, e soprattutto chi viaggia in famiglia deve fare i conti con 3, 4, 5 persone, di conseguenza il budget è sicuramente un aspetto molto importante. E quindi per viaggiare seguiamo Liliana Monticone. Iscrivetevi alla newsletter del nostro blog, blog.lilianamonticone.com. Bene, ciao Liliana, ovviamente anche a te ti aspettiamo a Pistoia. Come sempre un piacere, grazie Armando, sei sempre gentilissimo. Ciao, saluta ciao. La Valeria e Roberto, ciao, grazie. Sì, grazie.